Di nuovo buongiorno a tutti, anche oggi. E per fortuna, insomma, ancora posso introdurre questa comunicazione generale dicendo che anche oggi non si registrano casi positivi nel comune di Lipari. E volevo però che mi consentiate un inizio un po' diverso oggi. Penso che come me tutti voi seguite le continue informazioni che arrivano sul telegiornale, su tutti quanti i mezzi di informazione, e credo che le notizie, anche se c'è questa aspettativa che la curva a livello nazionale si stia riducendo, non è così a livello siciliano, anche se i numeri sono molto più contenuti. La notizia che mi ha molto colpito, le notizie che mi hanno col molto colpito, intanto sono i quasi 1.000 morti di ieri, e soprattutto mi hanno molto colpito anche alcune scene che ho visto al telegiornale dove la disperazione, dove la difficoltà di tante famiglie sta cominciando a diventare evidente. E quindi vi confermo che per me in questo momento, oltre alla salute della salute pubblica, comincia a diventare sempre più pressante la preoccupazione rispetto, come per tutti voi, rispetto agli aspetti economici, rispetto al modo che avremo di recuperare, sicuramente lo faremo, ma alle difficoltà che affronteremo per recuperare una vita normale e serena con le nostre attività lavorative. Su questo io tento di concentrarmi perché è una preoccupazione molto forte per me. Questo però dovrebbe convincere, oltre me, anche voi. La maggior parte lo siete, questo lo so, anche a mantenere la serietà che fatti come questo ci impongono. E purtroppo, invece, io oggi sono costretto nuovamente a fare il punto su alcuni messaggi, su alcune comunicazioni che ho ricevuto. Me lo consentirete? E vorrei dire che mi ha colpito un messaggio in particolare, un messaggio dove mi diceva che con la comunicazione di ieri e con gli avvenimenti di ieri io avrei perso consenso. Allora vorrei tranquillizzare chi pensa questa cosa, e vorrei dirvi che io qui non sono per cercare consenso. Io non ascolto, ma non mi abbattono le critiche, mi fanno piacere i complimenti, ma non mi entusiasmano. Io non faccio il blogger, non devo piacere per forza, non devo ricercare consensi. Io devo fare quello che sto facendo ogni giorno, informarvi dicendo tutto quello che so, a dispetto di chi cerca delle contraddizioni, giocando sulla singola parola che non ci sono, e raccontandovi le cose come sono e come possono essere fatte. Questo è quello che sto facendo. Il consenso per me in questo momento è l'ultima preoccupazione. Sono costretto, anche perché ci sono stati degli articoli di stampa, degli articoli di stampa che hanno descritto i fatti di ieri in modo assolutamente non veritiero. Abbiamo fatto una diffida, un comunicato stampa, e faremo tutte le azioni necessarie, se non verrà immediatamente corretto, che raccontano i fatti di ieri in modo diverso. E allora sono costretto a riraccontare quello che è possibile fare e quello che non è possibile fare, quello che vi potete aspettare da me. Perché, anche perché, al di là delle finte polemiche o delle polemiche strumentali, molte persone mi hanno ridomandato. Allora, io in questo momento ora mi spoglio del ruolo di sindaco e tento di rispiegarlo questo, nonostante i numerosi comunicati stampa, i chiarimenti e tutte le comunicazioni che abbiamo fatto. Ve lo spiego nel modo più semplice che io conosca, non perché a voi avete difficoltà a comprendere, ma perché voglio essere il più diretto possibile. Mi spoglio anche del ruolo di sindaco in questo momento. Io non posso inventare le norme. E le sceneggiate non mi appartengono, non solo perché non mi appartengono caratterialmente, ma perché è stato dimostrato che non risolvono i problemi. Nessuna sceneggiata ha mai bloccato nessuno, nessuna sceneggiata ha mai cambiato il fatto che le persone non possono essere fermate, arrestate o mandate indietro. Questo è un fatto che a qualcuno piaccia o meno, io devo applicare le leggi nel modo più rigido possibile, e questo lo sto facendo
E non esiste una norma diversa che poteva e che può essere applicata. Le persone di ieri che sono per me arrivate ingiustamente, intanto lo ribadisco come ho detto nel comunicato stampa, non hanno costituito un pericolo per la salute pubblica, anzi hanno dimostrato l'efficienza di un sistema di controllo che solo noi abbiamo, e quello che era possibile da fare per le forze dell'ordine, figuriamoci per un sindaco, era denunciare quando ci sono dei comportamenti che non possono essere fatti, e tutto questo è stato fatto. Poi, dopo la denuncia, che serve ed è obbligatoria, dovuta nei confronti di chiunque, dopo vanno messe in sicurezza le persone, e questo è avvenuto. Intendo sia le persone che sono state portate alla quarantena, sia non permettere che queste persone entrino in contatto con nessuno, e ritorniamo con i piedi per terra, perché comunque stiamo parlando di quarantene precauzionali, cioè dovute al decreto del Presidente della Regione, e non stiamo parlando né di quarantene di persone che hanno sintomi o di persone che addirittura siano state trovate positive. Stiamo parlando, non esiste una norma, che anche se la norma dice che tu ti devi muovere per diversi motivi, e che se tu ti stai muovendo per un altro motivo, l'unica cosa che possiamo fare, e la facciamo puntualmente, è quella di denunciare con le pene peggiori massime previste i comportamenti, in modo che tutti sappiano che le regole valgono per tutti, ma non esiste una norma che permette a nessuna forza di polizia o a un sindaco di rimandare indietro una persona. D'altro canto, vorrei, se ci riflettete, che mi trovaste un singolo esempio in tutta Italia dove ciò è avvenuto. Perché invece non ci si domanda, e questa è la dimostrazione di un sistema che funziona, com'è possibile che tutte queste persone, quelle di ieri o quelle che ci capiteranno, quelle che ci sono capitate, hanno attraversato tutta l'Italia, se non addirittura dall'Italia all'estero, e sono arrivate fino al nostro posto di controllo senza che siano state fermate da nessuno, e solo noi siamo riusciti invece a metterle in sicurezza, fermarli, attestare e vedere se avevano delle dichiarazioni vere o false, e agiremo di conseguenza. Hanno attraversato l'Italia o sono venute dall'estero, e solo noi siamo riusciti a fare questo controllo. Questo dovrebbe essere interpretato da persone che ragionano come una garanzia del fatto che il nostro sistema funziona, non andando a cercare l'interpretazione della frase detta. La persona che erano in quarantena a Milazzo il giorno precedente, erano in quarantena a Milazzo perché i mezzi non avevano viaggiato, e il sindaco di Lipari si è messo d'accordo col sindaco di Milazzo per istituire e mettere in sicurezza loro, i milazzesi, metterli in sicurezza lì. Non esiste legge che può impedire a una persona, al di là delle denunce, di raggiungere la propria casa per la quarantena. Questa è la verità. Detto questo, tutte le quarantene sono sotto controllo. Tutte dal giorno 14 in poi subiranno il tampone prima di tornare a frequentare luoghi collettivi. A proposito di questo, mi viene detto, io chiedo scusa, ma durante le dirette non riesco a prendere nota di tutte le domande che mi fate, alcune riesco, altre ne prendo nota e nella comunicazione successiva tento di rispondere. Mi viene detto: perché non disponi i tamponi? Ma i tamponi non li dispone un sindaco, i tamponi li dispone l'autorità sanitaria a seguito di decreti nazionali e regionali, secondo le esigenze del territorio. I tamponi per tutti non sono disposti neanche nelle aree dove ci sono 1000 morti, come è avvenuto ieri. Quindi vorrei che ognuno di noi riacquisisse e riacquistasse un po' di serenità, un po' di serietà, perché i tempi che stiamo affrontando sono duri, saranno duri.
Il sindaco è qui per starvi accanto con tutta la sua amministrazione, fa quello che le leggi gli consentono e di più, ma fa, quando fa delle forzature le fa perché abbiano un effetto, non per acquisire consenso o per acquisire like. Non è questo il mio mestiere, è di altri e lo lascio ad altri. Anzi, io spero che questa emergenza finisca presto, così vi libererete pure di dovermi vedere ogni giorno alle 4, chi ne ha piacere e chi ritiene che la mia comunicazione sia utile per avere le informazioni. Quindi spero che questa emergenza finisca presto, così vi libererete pure di questa presenza che qualcuno ha definito inquietante. Detto questo, facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Il mestiere del sindaco e degli amministratori in questo momento è difficilissimo, ancora di più le forze dell'ordine, a tutti, e concludo qui passando la parola all'assessore Taranto, a tutti. Piacerebbe, a me per primo, ma è una provocazione quello che sto dicendo, non applicare le leggi, ma amministrare secondo qual è il mio istinto di quel momento e fare quello che vorrei fare. Bloccare le persone, bloccare gli aliscafi, arrestare la gente, ed è una provocazione, perché triste davvero sarà quel giorno nel quale un amministratore, in nome della emergenza e per soddisfare l'istinto di pancia di molti, si potrà permettere di fare le cose senza rispettare la legge. Io quel giorno non lo voglio vivere e penso che voi, al di là delle paure che tutti condividiamo, neanche voi lo vogliate vivere. Passo la parola all'assessore Taranto. Buonasera a tutti. Avrei voluto sfruttare questa diretta Facebook magari per parlarvi del nuovo piano dei rifiuti, di un nuovo modo di conferire che aspettiamo da tanto tempo, e invece oggi sono qui a informarvi su un'ordinanza regionale che presto sarà attuata nel nostro territorio. Questione di pochi giorni, questa ordinanza verrà firmata che riguarda l'emergenza Covid-19. Noi come comune, devo dire però che ci eravamo già portati avanti questo lavoro, nel senso che avevamo fatto delle locandine dove avevamo già spiegato il modo corretto di conferire in questo periodo di emergenza, però adesso è questione di pochi giorni, ci sarà un'ordinanza che regolamenterà ulteriormente il tutto. Che dire, io voglio fare i complimenti alla Protezione Civile, perché grazie al numero verde che è stato attivato, giornalmente riceviamo telefonate da parte di anziani, di gente che non ha la possibilità di scendere nelle postazioni a conferire rifiuti o anche semplicemente di metterle nelle postazioni condominiali, e mandiamo gli operatori ecologici a fare un servizio porta a porta. Quindi grazie a loro. Niente, l'ordinanza che presto verrà attuata è un'ordinanza che divide le utenze in due categorie. Noi avremo un'utenza di tipo A, dove verranno prodotti giornalmente, conferiti giornalmente rifiuti prodotti da quelle persone positive al tampone. Incrociamo le dita, come dice il sindaco, a tutt'oggi non abbiamo ancora casi positivi, però nella stessa utenza debbono conferire alla stessa maniera le persone messe in quarantena. Su questi ne abbiamo diversi. E poi ci saranno le utenze, ne abbiamo circa una quarantina. E poi ci saranno le utenze di tipo B. Nelle utenze di tipo B sono i normali cittadini, il normale conferimento. Allora, si raccomanda alle utenze di tipo A che venga interrotta la raccolta differenziata. In poche parole, indipendentemente dalla natura, tutte le tipologie di rifiuti dovranno essere conferite in ugual maniera in un sacchetto, ovvero i guanti, i guanti monouso, i sacchetti, le bottiglie di plastica, le bottiglie di vetro dovranno essere conferite all'interno di questo sacco, che poi dovrà essere ben chiuso e messo all'interno di altri due o tre sacchi in base alla pesantezza del materiale che c'è dentro. Alla fine debbono essere legati con uno sfago o con del nastro adesivo,
e messe fuori dalla porta di casa, all'interno di un contenitore di plastica, possibilmente con pedane. È vero che l'ordinanza dice che questo servizio per queste categorie dovrebbe svolgerlo l'ASP, però è altrettanto vero che, essendo che questi casi sono in continuo aumento, sarà compito del comune dover svolgere questo servizio con le ditte che svolgono, col gestore affidatario del servizio per gli enti comunali. Sarà compito del gestore affidatario fornire alle utenze i sacchi, il nastro adesivo e i contenitori. Per quanto riguarda invece le altre categorie, ovvero le utenze di tipo B, debbono continuare a fare la differenziata per come hanno sempre fatto, seguendo le normali procedure. Io qui voglio fare una piccola parentesi. Siccome vediamo che giornalmente più persone escono più volte al giorno a conferire questi rifiuti, magari lo fanno per prendere una boccata d'aria, voglio ricordare che esistono degli orari per questo. All'interno del comune ci sono dei regolamenti che regolano l'orario per buttare rifiuti. Magari vediamo nei prossimi giorni, faremo girare nei vari siti e gli orari, chissà qualcuno non ricorda o fa finta di non ricordare. Il nostro è un territorio dedicato al turismo. Per questo, nonostante il momento di difficoltà, abbiamo pensato di iniziare tutte quelle attività che in questo momento sarebbero iniziate comunque. Grazie ai Netturbini, a cui va un grande ringraziamento per quello che fanno, che stanno facendo in questo momento, abbiamo iniziato tutte le operazioni di disserbamento per i vari marciapiedi, per le varie aiuole. Mi raccomando, aiutateli conferendo i rifiuti nella giusta maniera. Questo è un momento che ha cambiato la vita di tutti. Avevamo programmato tante cose, tanti eventi, tanti spettacoli, tanti lavori dovevano partire, aree di trasferenza, non solo aree di trasferenza già appaltate, ma ancora di più, queste aree erano state acquistate dal comune. Nei vari torrenti doveva iniziare già appaltato lo svuotamento delle vasche del torrente Calandra e del torrente Ponte. Addirittura avevamo ottenuto un risultato che aspettavamo da tanto tempo. Il materiale del torrente Calandra potevamo metterlo nella spiaggia. Voglio ringraziare gli uffici. È cosa di due giorni fa, la grande mareggiata che c'è stata a Canneto. E nonostante il grave momento di difficoltà, dove non possiamo affidare lavori a ditte esterne, si sono attivate con le poche risorse che abbiamo in questo momento a disposizione per cercare di fare ritornare tutto alla normalità. Anzi, porto un messaggio ai cittadini di Canneto che lunedì riprenderanno questi lavori. Noi isolani, più di chiunque altro, soffriamo questo momento. Per noi questo era il periodo del risveglio. Il risveglio dopo l'attività invernale, le prime passeggiate primaverili, i primi turisti, le prime gite. Bastava farsi un giro al corso e vedere le facciate pitturate, i locali chiusi dopo una lunga pausa invernale. Capisco bene, è un momento di grave difficoltà, ma ricordatevi che la cosa che conta maggiormente in questo momento è la salute. La salute prima di tutto, tutto il resto viene dopo. Come ha ripetuto più volte il sindaco, nessuno sarà lasciato solo, ma per il momento rimaniamo uniti, rimaniamo a casa, aiutiamoci l'uno con l'altro. Solo in questo modo possiamo uscire da questa situazione, perché insieme si può. L'hashtag che ripeterà alla fine il sindaco è quello: alle Eolie si vince da casa. Passo la parola al sindaco. Anch'io vi saluto, non dovendo aggiungere altro, dandovi appuntamento alla prossima comunicazione. Ringrazio l'assessore Taranto, lo ringrazio veramente soprattutto oltre per il lavoro che, come i suoi colleghi, fa con grande dedizione ogni giorno senza risparmiarsi, ma al di là di questo lo ringrazio per le parole che ha usato in questo momento, che ho trovato veramente molto concrete.
Spero magari che anche voi avrete modo di risentirlo e piacere di risentirlo, magari sperando che la prossima volta ci parli nuovamente delle manifestazioni estive e della festa di San Bartolo in cui così tanti brillanti risultati ha raggiunto. E in aspettando quei momenti e preparandoci per quei momenti continuiamo a stare a casa, continuiamo a essere determinati, continuiamo a essere forti, hashtag alle Oli si vince da casa.